Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo vlog. Oggi San Valentino Day, quindi auguri a tutti gli innamorati, amore di tutti i tipi, per i vostri figli, per il vostro marito, il vostro cane, per i vostri amici, amiche, insomma, è amore, quindi va bene in tutte le salse. Oggi vlog, faccio un vlog anche se non faremo assolutamente nulla di che. Giornata in famiglia, giornata tra di noi molto tranquilla. E in realtà avevo iniziato un vlog già l'altro ieri quando siamo andati per il vaccino della bimba, solo che abbiamo avuto talmente una giornata piena, piena di cose da fare che non l'ho fatto, c'erano pochissimi minuti registrati e quindi non l'ho poi concluso, non l'ho poi continuato. Quindi vi lascio poi dopo questa clip, altre clip relative a 2 giorni fa, magari ve lo scrivo, relative al vaccino di Baby Ale, quindi così vi rendo partecipe. E, che dire? Niente, io ho un po' di cosine ancora da fare, passare l'aspirapolvere, lavare i pavimenti, insomma, do una pulita generale veloce mentre voi vi guardate queste clip. Vi lascio e alle clip ci vediamo tra poco. Buongiorno ragazze, oggi c'è anche Riccardo, come avete notato, oggi è mercoledì mattina. Sono già andata a portare Fede a scuola e al supermercatino che c'è qua vicino casa a prendere proprio 2 fesserie che mi mancavano. E poi appunto oggi c'è il vaccino di Alessandra, però in tarda mattinata, mezzogiorno e un quarto, quindi usciremo più o meno per le 11:30, così passeggiamo tranquillamente verso l'ASL dove appunto dobbiamo farlo. E niente, vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, intravedrete queste. Così, giusto perché oggi Ricky è a casa e quindi coccolina per lui. Poi ho preso il pane perché era completamente terminato, quindi non avevamo più pane in casa. E a volte è utile anche solo per il pranzo di Riccardo se se lo porta via, eccetera. Poi ho visto queste e mi sono ispirate tantissimo, non le avevo mai viste. È una specie di carta igienica umida per quando capita che ti trovi in giro e non hai scelta, magari anche con i bambini e tutto può essere utile. Si getta nel WC ed è anche biodegradabile, quindi carta igienica umidificata. L'ho trovata carina, non l'avevo mai vista, quindi l'ho provata da tenere in borsetta. E poi ho preso 2 confezioni di succhi di frutta per Federico. Poi ho preso le gocciole che Fede adora tanto per la colazione. Poi ho preso di nuovo la mozzarella, non c'era quella lì, non c'era quella strisciolina, quindi ho preso questa qua, la taglierò io. Poi ho preso 10 uova, credo allevate a terra, oddio, non ho guardato, ma è difficile che il CRAI abbia quelle. 10 uova grandi e in teoria il motivo per cui sono uscita, ovvero olio. Questo qua era in offerta con la tessera e c'era 2 euro di sconto. Poi preso queste Kinder Brioche che erano in offerta, che a Fede piacciono abbastanza, quindi gliele ho prese. Poi ho preso un pacco di farina 00 che era in offerta anche questa per appunto la pizza quando la devo rifare. Poi 2 confezioni di ricotta vallelata. Questa qua è buonissima perché è super cremosa e ho notato che ad Alessandra piace molto la che casino che fa. Le piace tantissimo la pastina con la ricotta. E poi tra l'altro guardate la scadenza. Il giorno del suo compleanno sarà un segno. Poi ne ho prese 2 e poi ho preso un burro che mi può servire per eventuali torte. In realtà 2 ricotte le ho prese perché quella torta lì, ricotta e scaglietti di cioccolato fondente, ha fatto un successone, quindi oggi la vorrei rifare, anche perché domani vengono a trovarmi i miei e quindi pensavo di fare sia la pizza che la torta, così faccio assaggiare le mie creazioni. Detto ciò, vado a mettere tutto a posto e ci vediamo tra poco, anche perché noi facciamo un attimo colazione. Allora, ragazzi,
ragazze, sono andata un attimo al bagno a pulire il ciuccetto perché l'è caduto. Abbiamo fatto il vaccino, è andato tutto bene, è stata bravissima, ha pianto giusto un secondo e poi ha smesso subito, quindi adesso ve la faccio vedere, ma sta bevendo un lattino di consolazione. Usciti! E dov'è la Bubi? Fermati! Brava amore, sei stato bravissimo! È stata super 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 brava, ha fatto giusto un mezzo pianticello e ha smesso subito. Oddio, i miei occhiali, aspetta, borsa, no, tieni così, no, cioè, mettiamo, no, sono qua, io te l'ho detto, in borsa. Madonna, c'è troppo sole per stare c'è troppo sole per stare senza occhiali. Ma va bene, adesso se c'è Universo, no, Bimbo, perché noi siamo al sole, Ale senza occhiali. Non so se c'è, se è aperto. Non lo so se fa il continuato. Vediamo. Brem, 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 brem. Non li ho mai mangiati. Guarda, guarda i mega pacchi, 5,50 tutto il pacco, cioè è pazzesco, sono piccanti questi. Siamo tornati finalmente a casina, anche perché iniziava ad alzarsi nuovamente il vento, quindi per la bimba anche tutto non mi andava tanto. Allora, vi faccio vedere in linea generale, sia in un negozio giapponese che avete visto, mi pare, o qualche ripresina ve l'ho fatta, cosa abbiamo preso, e anche da Universo Bimbo alcune cosine utili che ci servivano. Allora, partiamo dal giapponese. Vabbè, abbiamo visto queste, diciamo, particolarissime, perché poi erano molto buone, una specie di patatine al melone e cioccolato bianco, che era un mix tra dolce e salato, veramente molto buono, costavano pochissimo, mi pare 90 centesimi o un euro. Ho tenuto giusto la carta per farvela vedere. Poi abbiamo preso, perché stasera volevamo fare la serata giapponese, questi qua sarebbero per Ricky, sono dei noodle da fare in padella, con appunto la seppiolina, le seppioline, insomma, al pesce, quindi a lui piace molto, infatti qua c'è il polipino, guardate che carino, e anche qua, questo è un po' di più, 1,20 euro mi pare. Invece quelle che ho preso io, molto più leggere, quelle che prendo sempre al pollo, queste qui, non piccanti, 70 centesimi, quindi veramente pochissimo. Poi vabbè, questi sono gli occhiali di Ricky che abbiamo messo qua. Poi ho preso, infatti devo farvi subito vedere perché poi devo mettere in freezer, abbiamo preso i ravioli di carne con l'erba cipollina da fare appunto in padella, anche questi. E poi ho preso questi che a Federico piacciono un sacco, anche a me, devo dirvi la verità, Riccardo invece no, quindi penso che li faremo poi io e Federico. Sono il pane cinese praticamente, e hanno anche gli occhietti, non so se vedete, un occhietto si vede. Quindi sono carini perché sembrano dei coniglietti, hanno anche le orecchiette, insomma, rimangono sofficissimi. Federico li adora perché sono appunto dolciastri, quindi li ama proprio. E niente, quindi questi andrò a metterli in freezer per poi stasera. E invece da Universo Bimbo ho preso una super offerta di fruttine. Frutta mista, che è quella che preferisce Alessandra, e ce ne sono diverse, ce ne sono 12 da 80 grammi e le ho pagate 3 euro, pare 3,90 euro, una cosa di lì più o meno, giù di lì. Poi ho preso i soliti budini che piacciono tanto a lei, merenda al latte, questa volta i cereali, ho cambiato, solitamente prendo o vaniglia o al biscotto, ho visto che c'era questa volta i cereali e le ho preso questo. Poi ho preso, grazie a un signore, perché praticamente un signore mi ha chiesto se sapevo appunto dove erano questi aggeggini che servono per metterci una frutta che magari avete paura di dare al bambino che è ancora piccolo, per fargli assaggiare un po' tutti i gusti, no?
Quindi, che ne so, per metterci il mandarino, per esempio, che ha la buccia comunque spessa e lei riesce così facendo comunque ad assaggiare le cose, no? Le cose che vi fanno un po' più paura, i pezzi di mela, il mandarino, le cose con la buccia, qualsiasi cosa avete paura che può andargli di traverso, questo qua serve per fargli prendere comunque tutto il nutrimento. Perché coi denti va a tritare il frutto, quello che le mettete dentro, tramite la retina le passa comunque il succo del frutto di quello che mettete, quindi fa anche un doppio lavoro perché, visto che comunque ha sempre le mani in bocca, questo gancio a forma di cuore fa anche da massaggio gengive, quindi insomma l'ho trovato carino. E un signore mi chiedeva dov'era, io non lo sapevo. Non sapevo neanche l'esistenza di questo aggeggio, quindi si è informato, ha chiesto dov'era e l'ho preso poi anche io perché veramente non lo sapevo. E poi, visto che la nostra patatina è cresciuta, le abbiamo preso per soli 6,90 euro questo piatto tris, perché quello che ha lei è un piatto monoporzione. Invece, per i secondi mi è utile avere spazio per la verdura, magari per il formaggio o per la carne. Quindi così abbiamo il piatto trio e con incluse anche le posatine perché le mancava la sua forchettina e qua c'è anche la forchettina e il cucchiaino che comunque avevamo già, però era incluso, quindi lo trovo molto molto carino, anche un bel colore. E poi vabbè, là ho preso uno Scottex da Tigotà, nient'altro. Quindi questi sono gli acquistini di oggi. Allora, saltino temporale perché ci siamo guardati un film. Saltino. Saltone temporale, L'ultima volta vabbè. che abbiamo mancato erano le 12 e un quarto, sono le 9 di sera. Esagerato, erano le 4, adesso sono le 9 e mezza. Vabbè, siamo un po' in ritardo con la cena, comunque so per fare i raviolini e poi Adesso facciamo. per fare i danni. Ricky sta lavando 4 piatti. Giusto quattro. Ma perché mi sono lanciato in questa avventura? Non lo so. Facciamo fare display. No, no, devo cucinare, non posso guardare anche la cenina della bimba. E quindi, boh, sì. E Cos'è? Vuoi che lo sapete? quindi, quando le ciance prepariamo. Allora ragazze, casa sistemata, pulita. Voi nel frattempo avrete visto le clip di ieri, quindi spero vi siano piaciute. E niente, io adesso sto per attaccare la planetaria qua sul piano di lavoro perché voglio fare di nuovo la torta che avevo fatto, ricotta e gocce di cioccolato fondente per San Valentino. E quindi niente. Riccardo ha preso una specie di cena sorpresa al Lidl, non ho capito cosa ha preso, comunque dopo lo capiremo insieme. Devo purtroppo staccare la luce qua, peccato perché faceva una bella luce utile. Devo comprare poi una tripla, in realtà ce l'ho là, però vabbè, mi serve più di là dove c'è la macchinetta del caffè. Quindi niente, adesso io mi metto lì e la faccio. Torta pronta, l'ho preparata al volo con la planetaria. E sono pronta da infornare. Sto aspettando che il forno sia a temperatura 180 statico per metterla appunto dentro. E niente, speriamo venga buona come l'ultima volta, perché l'ultima volta è piaciuta a tutti, quindi veramente spero che non mi deluda proprio oggi. E diciamo che ho fatto una piccola variazione perché mi sono resa conto che abbiamo finito il latte in casa e quindi ho messo un po' d'acqua invece del latte, speriamo venga lo stesso. Ecco qui la torta, ragazze. Allora, per realizzarla ho ritagliato un semplicissimo cuore in un foglio di carta, quindi un foro a forma di cuore, e poi ho spolverato con lo zucchero a velo e l'ho tolta piano piano piano, quindi molto semplice da fare, ma ad effetto, dai. Spero sia anche altrettanto buona. Dopo lo scopriremo. E niente, adesso vado a lavare la montagna di piatti che mi attende perché, come sapete,
Ogni volta che si fa una torta c'è montagne di piatti. E poi niente, aspetto che Ricky prepara la cenetta famosa. Oh, questa è la cenetta sorpresa del mio amore, con le pizze a forma di cuore, la Coca-Cola, lui la birretta, le candeline. E là c'è la mia torta a forma di cuoricino, cioè nel senso rotonda con un cuore. E buon appetito! Buon appetito! Buon appetito, amori! Ragazze, guardate cosa mi ha fatto, una sorpresina, e c'è anche ancora questo, perché non bastava la palette della Too Faced, non bastava il peluche, mancava ancora qualcosa, vero amore? Yes, yes. Troppo. È 2 settimane che il mio armadio è stato troppo troppo carino, e tra l'altro è una frase che mi dice spesso proprio anche nei messaggi, quindi è proprio sua sta frase. Adesso vado a piazzarlo subito sul comodino. Ho sistemato così alla fine, l'ho messo lì, e poi questo qua non ve l'ho mai fatto vedere, ve lo dovevo far vedere in un vlog e poi mi sono completamente dimenticata. Comunque c'è un vlog dove vi parlavo del... eravamo al negozio di bubble tea, se vi ricordate. Comunque in caso vi lascio il link qui sopra. E quel giorno mi ha regalato questo giratempo, che è il giratempo di Harry Potter, quindi ve lo faccio vedere adesso. È bellissimo e ha tutte le scritte, proprio quello del film di Harry Potter, veramente bello. E niente, l'ho messo lì, ma poi gli troverò una sistemazione, però è bello da vedere, quindi lo lascio qui sul comodino. Poi vabbè, c'è questa candelina con le stelline. E niente.